La figlia di Fabrizio Frizzi, Stella, festeggia il suo quinto compleanno senza papà Fabrizio, morto per un'emorragia cerebrale. E per l'occasione, la moglie Carlotta Mantovan è dovuta tornare alla vita di tutti i giorni. Il regalo della mamma di Stella, punto. Carlotta lavorava come giornalista su Sky TG24, ma ultimamente Milly Carlucci, grande amica di Fabrizio, ha fatto un appello perché la Mantovan riporta l'ego possa entrare nella grande famiglia Rai. Chi era Fabrizio Frizzi, punto. Ispirandosi a CORRADO2, nella sua quarantennale carriera Frizzi ha condotto quiz, varietà e talent show come Miss Italia, I Fatti Vostri, Scommettiamo che, Luna Park, Domenica In, Per Tutta la Vita, Cominciamo Bene, Soliti Ignoti e L'Eredità. Ha partecipato come concorrente in programmi di successo come Ballando con le Stelle e Tale e Quale Show e ha recitato nelle due stagioni della Ficchio Non Lasciamoci Più. Il suo nome è legato anche a trasmissioni benefiche come la maratona televisiva Teleton, da lui condotta negli anni 90, e poi ripresa ininterrottamente dal 2005 fino al 2016 per un totale di 11 edizioni, e La Partita del Cuore, presentata per 22 edizioni dal 1992 al 2017. Considerato fin dagli anni 80 uno dei principali volti maschili della Rai. È stato insieme a Pippo Baudo il conduttore con più trasmissioni al da TTIVO34. È stato anche doppiatore. È sua infatti la voce di Vodi, lo sceriffo protagonista della saga di Tokei STORY5.